È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Bella a tutti ragazzi, scusate, vado di fretta, come avete potuto già vedere dall'amichevole e la Coppa del Sur, se avete visto. Vabbè, adesso la Coppa del Sur sta in caricamento e ragazzi vi spiego che praticamente, come posso dire, tutte queste partite, perciò vado di fretta perché stasera ci sarà la partita del Napoli e quindi devo fare presto. Allora ragazzi, vi spiego l'amichevole, vabbè, le amichevoli le posso fare quante volte voglio. Allora, la Coppa del Sur, ragazzi, la Coppa del Sur si continua, ragazzi, la Coppa del Sur si continua prossimamente. Adesso facciamo solo una partita di Conference League, ok? Comunque, ok, sta caricando. Sì, ragazzi, lo so, però non voglio nei commenti che scrivete che praticamente non voglio nei commenti che scrivete. Sì, sì. Madonna. Non voglio nei commenti che scrivete che sono andato troppo di fretta. È perché ragazzi, stasera ci sta la partita e quindi vado di fretta. Comunque, facciamoci solo una partita di Conference. Ragazzi, quando non ci sarà, lo continuo a ripetere. Quando non ci sarà una partita, oppure sono più libero e calmo, quando sono più libero e con calma, facciamo il, come posso dire, facciamo la Coppa del Sur, tutte le cose per bene. Comunque ci facciamo un... una Barcellona Juventus. Ed ecco qua. Allora ragazzi, dato che io vado di fretta, non lo ripeto, non vi preoccupate, non voglio essere ripetitivo. Dato che io vado di fretta, se perdo, ragazzi, allora se perdo oppure vinco, vabbè, se perdo non retrocedo, non faccio niente perché vado di fretta, quindi non vale. È tipo come un compito senza voto. Stessa cosa vale per l'amichevole, perché l'amichevole, vabbè, non ci sta nessuna retrocessione perché è l'amichevole. La Coppa del Sur, vabbè, la Coppa del Sur, quando perdo oppure pareggio me lo fa rifare. E qua nella Conference League. Comunque ragazzi, ve lo rispiego l'ultima volta prima che incomincia. Vado di fretta perché stasera ci sta la partita. Buonasera e benvenuti. È difficile immaginare delle condizioni meteo più avverse. Il clima è particolarmente rigido e la neve è caduta senza sosta per buona parte della giornata. Un caloroso grazie va rivolto al personale dello stadio che ha garantito lo svolgimento della partita. Ci hanno informati che molti hanno incontrato delle difficoltà nel raggiungere l'impianto. Ci auguriamo comunque che questo non pregiudichi lo spettacolo che ci attende stasera. Griezmann. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, proveremoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Alessandro. Amichevole di lusso tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi l'una l'altra. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna. Attenti al tiro! Parata di Stegen. Prova a scavalcare l'avversario con una palla lunga. La palla oltrepassa la linea e l'arbitro indica la rimessa. Pedri, Piqué, Araujo, il Barcellona non ha mai tirato in porta. Dembélé reconquista la palla recuperata dalla Juventus.
Chiesa. Pallone promettente, difensore può spingersi in avanti. Da lì può crossare, mette la palla dentro. Un pallone quasi perfetto, ma non abbastanza. Piqué. Leggere. Piqué. Moriba. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla recuperata dalla Juve. Quadrado. Rabiot. Si fanno il minaccioso, attenzione. Bentancur. Chiesa. Il primo tempo sta per finire, siamo ancora a reti inviolate. La partita però è avvincente. La prende piena. E sbaglia il momento della conclusione. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Aiai, stanno correndo. Ecco il tiro. Parata. Moriba. Araivo. Sergio Busquets. Primo tempo che si conclude dunque qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Non puoi sperare di vincere una partita se non tiri mai in porta. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Facciamo entrare Fernandez al posto di Milaz. Entrare Nico al adesso il secondo tempo. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Ci prova. Palla respinta. Ci mette contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Calcio di punizione per il Piqué. Pedri. La gioca in profondità. Sergio Busquets. Langton. Pedri. Pallone lungo in verticale. Palla recuperata dalla Juve. Danilo. Quadrado. Quadrado. Ottima giocata. Ecco Quadrado. Quadrado. Chiesa. Fuori. E cross attraversa l'area senza esito. Alessandro palla la butta recuperata. In mezzo poteva essere un gran pallone, peccato, questione di centimetri. Sergio Busquets. Lenglet. Bentancur è l'autore del fallo. Calcio di punizione. Lenglet. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa.
fallo. Il Barcellona al calcio di punizione. Se la sono cavata per un soffio. Messi ci ha provato. Bentancur fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cristiano Ronaldo. Buona occasione per Bernardeschi. Può calciare la rete. Qui deve tirare. Supera la linea, gol! Un gol pesantissimo questo, soprattutto a questo punto della gara. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Si ricomincia dall'1-0. Hanno tenuto duro ed ecco la ricompensa. Ora devono solo resistere. Si sta mettendo davvero male per loro adesso. Devono buttarsi tutti in avanti, non hanno altra scelta. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. È un'occasione. Idea buona, precisione no. Bernardeschi ha già segnato in questa partita. 5 minuti di recupero. Pochissimo tempo a disposizione. Chiellini la spinge in avanti. Rabiot. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara. Vabbè, da parte dell'arbitro. Non ha giocato male la difesa. Davanti però poco e niente. Poco ragazzi, cinici gli attaccanti. E alla fine ne è uscito il risultato negativo. Ragazzi, vi prometto che prossima volta sarò più calmo e faremo tutto con calma, ok? Stasera è stato così. Ci vediamo alla prossima. Ciao.